Siamo, eh? Siamo. siamo. Ah, no. Allora eh. Io, io non mi sono pettinato, aspetta. Eh, aspetta, dai, passati. <ride> passati un po' di gel in testa, dai. Buonasera a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao Lucio, ciao. bentornato. Ciao, 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 ciao. ciao. Tra l'altro Lucio è anche le... colui che ha scelto il tema da cui partiamo stasera. Ah sì, sono scelto io. Ah è... eh, eh, certo sì. L'hai definito tu perché ne sei il teorico. Ah, so, ah so, sono, sono il teorico. Beh, dai, e quindi, il teorico, il e teorico. quindi almeno lo riassumo io perché ne ho avuto una, una, un paio di chiacchierate private con, con Lucio, però poi lo illustra lui. Lucio è molto preoccupato per i livelli di debito, ritiene che siano, uh, come dire, cioè, non è che sia l'unico a essere preoccupato, uh, sia chiaro, diciamo che Lucio ne vede. Non so come dire, vabbè, metto la, non posso mettere la parola in bocca a Lucio. Un salto storico, una discontinuità storica, una, un, una strada senza ritorno. Scusate, posso no, chiedere? No, 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 no Lucio, Lucio, così ti faccio introdurre bene. e ce lo spieghi. No, se, se il ragionamento è eh, generale, come mi, sembra, come mi è sembrato di capire dai tuoi tweet e quindi diciamo è un livello del debito eh, diciamo, di tutti i paesi di fatto ehm, a causa della pandemia oppure se c'è un tema specifico su alcuni paesi perché secondo me questo diciamo, la tua preoccupazione rispetto alla discontinuità forse viene da un ragionamento un po' ehm, generalizzato no? un po' da un'idea sì per quanto c'è chi ce l'ha più sostenibile, volendo utilizzare una cosa che poi si può prestare anche a intendimenti C'è chi ce l'ha meno sostenibile. Però, in generale, la tua preoccupazione è che comunque non sono due o tre casi isolati, ma ci può essere. Mi è sembrato di capire, però diccelo tu, Lucio, perché io l'ho capito dai tuoi titoli perché ti seguo sempre, però magari li ho capito male. No, il fatto che mi segui sempre, denota una vita abbastanza abbastanza noiosa e questo mi dispiace però no al di là, al di là delle battute ehm, diciamo io ho, ho, ho avuto vari stati emotivi riguardo all'inflazione innanzitutto perché mi tocca sul vivo eh, perché importando materia prima che è sensibile diciamo alle fluttuazioni di prezzo eh, comunque tendo ad accorgermene immediatamente e magari anche a enfatizzare eh, un problema che magari è del mio settore e non è generalizzato e interpretarlo come, come come problema di tutti. No, questa è una tendenza, credo, credo abbastanza umana. Um, quindi all'inizio della pandemia, uh, però, avevo percepito una cosa che continuo a percepire, quindi uh, un aspetto non quantitativo, ok non rigorosamente quantitativo, ma appunto, come accennava prima Michele, qualitativo. E cioè il fatto che come reazione diciamo istintiva alla pandemia eh, si sia ricorsi alla stampa illimitata di moneta senza alcun genere di freno psicologico. Io credo che questo fatto sia abbastanza vero al di là delle sensazioni personali sin dall'inizio della crisi, un po' una reazione emotiva anche delle banche centrali. Uh, rispetto a un'emergenza obiettivamente straordinaria e eh, quindi non, 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 non un'invenzione, uh, dalla quale però ora si, si fa fatica culturalmente a tornare indietro, okay? anche uh, sulla scorta, dobbiamo dirlo, di 25-20 anni, ora non saprei quantificarli esattamente, però insomma molti anni uh, di politiche monetarie lasche. Senza inflazione, ok? Un po' come se i regolatori si fossero abituati, le autorità si fossero abituate all'idea che sostanzialmente non si paga il prezzo di queste emergenze eh, e che quindi la stampa di moneta è sostanzialmente uno strumento gratuito ora. Il ragionamento che eh, facevo all'inizio della pandemia, e che faccio tuttora, anche se faccio fatica a quantificarlo, insomma, al di là degli slanci emotivi, perché poi Michele c'ha ragione quando dice non interpretate la realtà come se fosse un meccanismo predeterminato, semplice da leggere, immediato: perché è vero, la realtà non va interpretata in questa maniera, altrimenti si corre il rischio di fare previsioni che poi tornano in faccia. E, però, secondo me, potremmo essere in una situazione sostanzialmente diversa da quella nella quale eravamo, diciamo, vent'anni fa, quando sono cominciate le politiche monetarie aggressive sulla base della prima crisi che fu quella delle dot-com nel, nel 2001 e delle, delle dot-com nel 2000 e, della, e delle torri gemelle nel 2001. Cioè noi in quel momento entravamo in una fase globale di fortissima crescita della produttività dovuta anche, eh, credo a mio parere, all'ingresso eh, della Cina in forze nel mercato globale il che determinava con ogni probabilità una certa pressione negativa sui prezzi, no? teneva bassi prezzi. Allora io ho sempre avuto l'idea che queste politiche monetarie così lasche non avessero generato inflazione perché erano bilanciate da un effetto sui prezzi dovuti all'ingresso di quella che poi è diventata la fabbrica del mondo e che prima non c'era, con salari molto più bassi del resto del mondo, con una produttività comunque importante che in qualche modo bilanciava questa emissione generosa di moneta e per vent'anni è andata così quindi l'autorità monetaria ci ha visto giusto ha interpretato bene la realtà pompando moneta perché non ha pagato il prezzo dell'inflazione io non sono quindi prima considerazione io ho paura che in questa fase non ci sia più quell'effetto che bilancia la politica monetaria e che quindi ci possa essere il ritorno, diciamo, del vecchio cliché che se stampi troppa moneta arriva inflazione, primo elemento. Secondo elemento di tipo più culturale, il fatto che le autorità politiche, non solo monetarie, ma politiche, quelle monetarie dietro a quelle politiche, si siano un po' troppo abituate all'idea che il debito pubblico non sia un problema. Al fatto che l'autorità monetaria deve accompagnare l'espansione dei deficit pubblici senza dei freni immediati e che si farà fatica, molta fatica, a tornare indietro rispetto, rispetto a questa idea, se non prima che si sia pagato un prezzo in termini di inflazione. Terza piccola considerazione che faccio sull'Europa. Mi sono reso conto, avrei potuto prevederlo, me ne sono reso conto uh, uh, di recente perché ho visto un'immagine un proprio rubata, credo, da Costantino sui debiti pubblici europei, uh, dove mi sono accorto di una banalità, ma è sempre le banalità sono quelle che fanno più effetto, eh, e cioè il fatto che, insomma, sopra il 100% di rapporto di debito-PIL c'è di fatto la maggioranza dell'economia europea. Cioè, mentre prima di questa crisi l'Italia era l'unica vera eccezione in termini di finanza pubblica, sì, c'era anche la Spagna, però in linea di massima la Spagna aveva una, situ una, una situazione dinamicamente migliore e comunque in generale le economie fortemente indebitate erano piccole, ma le grandi economie europee, eccezione fatta per l'Italia, avevano una finanza pubblica abbastanza equilibrata. Dopo questa crisi non è più così. Quindi io ho paura che. Oggi abbiamo anche la Francia al 115%. Che quella tendenza tipicamente italiana a risolvere i problemi col debito pubblico, che è anche un po', come posso dire, autogenerata dalla difficoltà politica a gestire il debito pubblico, no? Quindi con un circolo vizioso che si autoalimenta. Siccome ho troppo debito pubblico e non riesco a rientrare, racconto a me stesso. E ai miei cittadini e ai miei elettori che il debito pubblico in fondo non è così un problema. Ma la verità qual è? Che non so come contenerlo, no? Allora piuttosto che dirgli pur di rientrare dovete soffrire, gliela racconto al contrario: gli dico che il debito non è un problema, del resto no. La MMT e, e, e le varie unorthodox uh, theories che sono nate negli ultimi anni sono nate per questo cioè l'impossibilità di risolvere un problema pratico, mi inventa una teoria che dice che il mio problema pratico non esiste. Okay? Ecco. Questo è successo tipicamente in Italia, dove il problema del debito è un problema da molto 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 tempo e la mia paura è che questa tendenza a ignorare il problema o addirittura a venderlo come se fosse un'opportunità, che tanto debito pubblico fa bene, tanto deficit fa bene, tanto intervento dello Stato fa bene, viva e viva e viva, diventi una malattia Diffusa in Europa e non ci siano quei, uh, come posso dire, contrappesi e questo è, è, è da questo scambio di messaggi che ho mandato a Michele l'altro giorno mentre guardavo Sky TG24 ho detto, ah, no, Michele, ci sarà l'inflazione e Michele mi dice, ma perché dici questa cosa? Io gli ho mandato una foto di Sky TG24 dove c'erano due pisquani, qualsiasi che parlavano, <ride> che parlavano di debito pubblico e lui mi fa e scusa, e tu pensi che arriva l'inflazione perché hai visto Sky TG24? Di <ride> Dico, No, non perché ho visto Sky di c 24 però su Sky di C24 c 24 c'erano questi 3-4 ceffi che dici tutti per scontato che vabbè sì, c'è il debito, ma vabbè, ma dai, ma in fondo, ma che fa? Ma, 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 ma che sarà mai un po' di intervento pubblico? Capite? Quindi un salto di qualità intellettuale, la negazione del problema. Eh? <coughs> Però, Capito. Lucio, Lucio posso, posso dire una cosa e m, introdurre un tema che secondo me è importante rispetto a quello che stai dicendo tu. E mi meraviglia che sia tu che debba fare questo discorso a te, perché per me sei lo storico di riferimento. Come vedi, non solo non ho una vita, ma ho anche, ma non hai nemmeno la conoscenza no, della storia. Esatto, <ride> ma questo è chiaro. No, no, però da siciliano ho il senso dell'eternità. Perché una ah, cosa che caratterizza i cittadini è. è decisamente... Antropologico questo. No, adesso al di là di lasciare, oggi sono particolarmente preparato perché abbiamo avuto la fortuna di invitare Leoni Leonifiles Tommaso Monacelli e abbiamo fatto una lezione, una, una azione, perché io ho preso lezione come sempre sull'inflazione, perché appunto adesso magari ne parleremo. La BCE ha in qualche modo cambiato, no? cambiato le policy, formalmente le eh, no, Ecco, Lucio, però quello su cui io ti vorrei un attimo anche eh, fare riflettere. Tu stesso hai detto è normale che a fronte di una crisi come questa ci sia quella, quella slide, quell'immagine che fa vedere eh, Costantino: no? che, che, che il debito pubblico, una funzione anticiclica, effettivamente cresca. Non ti sembra? Premesso che io le preoccupazioni che tu ce le ho, le condivido. Quindi la mia è, diciamo, in qualche modo un tentativo di andare a letto la sera eh, e dormire. Eh, rispetto ai tempi. Non ti sembra ancora abbastanza naturale che ci sia non solo quel livello di debito, ma quell'atteggiamento ancora di intervento dello Stato? Io penso che resterà purtroppo, la penso come te da questo punto di vista. Però, ecco, non credi che se tu con i tuoi occhi da, da storico, diciamo, guardi un po' più in prospettiva c'è una roba un po' fisiologica? Perché la pandemia non, non è neanche finita, ecco, voglio dire, di, di fatto. Che ci infilino dentro tutto il resto delle porcherie, tra cui il bonus dei televisori. Questo purtroppo è abbastanza tipico. Però, se tu guardi, per esempio, nel dopoguerra, no? che è una vicenda durata molto di più, dopo la seconda guerra mondiale, le economie di fatto erano nazionalizzate. E prima di venire fuori da questo, ci hanno messo un po'. E noi non siamo ancora. siamo a niente, neanche a un battito di ciglia. No, ma allora. Io non voglio dire che le autorità non dovessero fare politiche anticicliche davanti al Covid, cioè sarebbe una follia, no? Sarebbe una, una stupidaggine, cioè non, insomma, non, non sono intelligentissimo, ma non sono nemmeno così scemo. Però questa situazione si innesta, secondo me, su un tessuto già particolarmente, come posso dire, favorevole poi a questo tipo di atteggiamenti cioè noi non veniamo fuori da vent'anni trent'anni di austerity con i bilanci pubblici solidi e quindi facciamo fronte a una grande disavventura applicando il manuale e dicendo ok ora c'è la crisi mettiamo un po' più di soldi sul tavolo non è successo questo cioè noi venivamo da vent'anni di politiche monetarie espansive venivamo da vent'anni uh, o forse poco meno in Italia perché insomma l'ultima flessione che c'è stata del debito pubblico in Italia era sì inizio 2000 forse prima del, del ora non mi ricordo insomma ultimo governo Prodi quindi sì inizio 2000 diciamo venivamo da vent'anni di debito pubblico crescente sostanzialmente crescente fenomeno che riguardava anche altri paesi europei eccezione fatta per la Germania e, venivamo, e veniamo da eh, dieci anni, cioè dal 2011-2010, 2011, di continua polemica politica tra eh, frugali e spendaccioni. Per individuare le due categorie, dove tutto sommato c'era un equilibrio, perché tu avevi delle tendenze, diciamo, di, di irresponsabilità fiscale in alcuni paesi e in alcune forze politiche di certi paesi e tendenze al tightening in altri paesi con bilanci pubblici più sani, ok? Secondo me la pandemia ha un po' spostato troppo gli equilibri da quell'altra parte e in più si aggiunge il fatto che non c'è la percezione di un rischio di inflazione, non c'è una percezione generalizzata di un rischio di inflazione, cioè oggi un Uh, un governatore alla Trichet lo butterebbero fuori dalla finestra dopo un minuto. Non so se, se riesco a, a, a esprimere il concetto che è un po' contorto, ma perché um, le mie sono idee confuse, tutt'altro che chiare, no? Io percepisco, diciamo, dei rischi, non so dove, do, dove andremo. Insomma, al di là delle reazioni emotive iniziali. Eh, ripeto, poi Michele mi ha fatto riflettere molto su questo aspetto, ci ho pensato, ho detto ma dai, non esagerare sempre con queste sparate qua, che poi c'è l'inflazione al 30%, al 20%, no, no, wait. Quindi, dopo più accurata riflessione, però io vedo questo e vedo prima di tutto il rifiuto culturale da parte di tutti quanti a fare i conti con questo problema qua. Cioè, basta vedere le reazioni sì. di oggi al all'annuncio della, della Commissione europea che ha reggelmente rialzato le previsioni di crescita sull'Italia. Cioè, sembra che stiamo esplodendo, sembra che siamo il paese più ricco del mondo, per come l'hanno raccontato. No, cioè, tu hai fatto meno 10% più 10% che non è zero, ricordiamolo, è meno di zero. <ride> e' festa! <ride> cioè, cioè, le previsioni sono 10% adesso no no, 5-5-5 no, no, ah, più 4, eh, eh, giocita, eh, meno 10, un anno, no? 5, meno 10 anno, sarebbe stato sorprendente. Vabbè, no, 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 5 quest'anno e più 4 e 8 l'anno prossimo. Esatto. L'anno scorso 22 saremo ancora sotto il 19. Brav'o esatto, era comunque questo. Sotto, eh, 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 no no, eh, eh, appunto. è invece è stata venduta come sì, sì, allora, ah, va, tra l'altro, eh, eh, secondo eh, le previsioni. Giusto così, a passarma, giusto per, per aggiungere un po' di sale sulle nostre ferite, eh, l'Italia, secondo le previsioni, sarà l'unico paese europeo a non recuperare eh, il PIL 2019 alla fine del 2022, che già facciamo gara. Ecco, diciamolo perché non vorrei che mai qualcuno pensasse che. E eh, appunto, capito? Quindi io ho il, di, ho il timore di questo, insomma, questa è la mia idea, no? E, e, e che ci si possa svegliare eh, se eh, quell'effetto. Ma poi, Michele, dici la tua su questo aspetto. Cioè, è, è una cazzata quella è che, che io dico io Io mi adesso, eh, approfitto eh. Anche per dire un po' eh, agli ascoltatori, questa roba della crescita. Guardate che quando si va giù del perché vedo, senza PNRR cresciamo, pazzesco. Ragazzi, quando tieni chiuso. 30% 35% del sistema economico va fiat perché gli dici non lavorare non è che c'è una crisi economica c'è un'altra roba c'è la proibizione di lavorare quindi quando quella proibizione la, la togli qualcuno torna a lavorare quindi non c'è assolutamente niente di sorprendente questa parola crescita va usata vuol dire con un po' di sale eh, anzi con un non è nessuna crescita, è semplicemente che una serie di attività economiche che per un anno praticamente più non avevano potuto esercitare, adesso esercitano, e infatti la cosa rilevante è che hai una crescita del 5%. Dopo una calo del 10, e dovresti avere una crescita del 10, che già non basterebbe perché dovrebbe essere dell'11, no? per le notorie ragioni, che, che 90 è più piccolo di 100. <coughs> Comunque. Quindi lasciamo stare questo, che comunque è come dire congiunturale. No, io la preoccupazione di, di Lucio, ti immagini se non la capisco, uh, la capisco perfettamente e credo di capire quello che lui uh, ha in mente e lo condivido. Uh, solo che poi spiego perché ho, ho un atteggiamento, come dire, più silenzioso in realtà, anche se preoccupato. E cioè, quello che lui intende come break storico è il seguente c'è stato fino alla crisi finanziaria del 2008-2009 e poi anche negli anni seguenti, no? con uh, il patto di stabilità europeo, c'è stata una componente politica, economica, intellettuale forte che diceva, ragazzi, i debiti pubblici a un certo punto bisogna servirli, bisogna uh, che abbiano un rapporto corretto che si produce ragionevole perché quando il rapporto tra debito pubblico in essere e il reddito che si produce diventa irragionevole, qualsiasi variazione nella situazione mondiale a quel punto dei tassi, o perlomeno continentale, dei tassi di interesse può provocare disastri, perché se per le mille ragioni possibili i tassi di interesse sui debiti crescono, questo si riflette nei sui debiti pubblici, e se sono tanti rispetto al PIL poi devi pagare tanto di interessi, e questo tipicamente è quello che crea le crisi finanziarie disastrose. No? La famosa Argentina va regolarmente a pancia all'aria con un ritmo, una volta ogni dieci anni, 15. Eh, ma eh? forse anche. Sì, poi, poi ogni tanto accelera, eh? adesso ne ha appena scongiurato uno. Eh, dopo... Se sì, non in questo periodo in crisi continua, eh. no? vabbè, ma anche perché in finale di Coppa America. Ah, beh, vabbè, vabbè. Noi, noi pure, però, eh. non so, vabbè, però dico, è Dico, la guerra ah, del la, 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 il campionato dei debiti, diciamo. Eh, quindi. Ritornando a quello che credo Lucio, ovviamente che io condivido, questa cosa adesso è saltata un po' per una pressione politica costante. Di va detto la nuova sinistra ghevarista che ha adottato visioni MMT strane e per un misto di contributi che, che sarebbe interessante ricostruire. No? Misto di Krugman che mh, negli anni dell'amministrazione Obama, anche se le cose in America andavano a mio avviso eccellentemente, continuava a ripetere che non c'era abbastanza deficit fiscale, che non c'era nessun problema, eh, non potendo ripetere che la Fed non era stata abbastanza generosa col QI, ma neanche il QI gli bastava. Insomma. Una serie di eh, posizioni politiche hanno finito per convergere sul fatto che non c'è alcun check alla di debito che emetti e alla possibilità che poi lo stesso venga assorbito dalla banca centrale attraverso emissioni di moneta che finiscono nelle riserve delle banche commerciali perché questo è il punto chiave eh, veramente sorprendente dal punto di vista dell'analisi macroeconomica e della teoria monetaria e vengono poco spese diciamo poco spese uh, comunque questa posizione che esisteva già da prima adesso è diventata la posizione dominante. Cioè si è saltato, tanto per essere chiari, in, uh, negli Stati Uniti la resistenza che veniva anche dalla, dal, dal Federal Reserve Board a monetizzare tutto. I repubblicani, grazie a Trump, sono impazziti. Trump è diventato la, eh, esplicitamente, devo dire che i repubblicani questo quest atteggiamento l'avevano preso cioè i, 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 I repubblicani predicavano bene e razzolavano male già dai tempi di Reagan. Una delle grandi colpe di Reagan, mi dispiace, eh, una delle tante ragioni per cui non ho, ho, po ho poca ammirazione: mi è molto simpatico, ma ho pochissima ammirazione del Reagan presidente. È che in realtà ha predicato austerità fiscale, ragionevolezza, eccetera, facendo esplodere il debito eh, senza alcuna ragione. E ha iniziato, ha sdoganato l'idea che si possono tagliare le tasse senza tagliare le spese, uh, cosa che poi in Italia ha avuto ripercussioni imitatori spaventosi, ma senza rifare la storia, insomma una serie di, di elementi hanno finito per coincidere e adesso sembra che tutti quanti siano convinti che non c'è assolutamente nessun problema, possiamo fare debito all'infinito, possiamo fare uh, monetizzazione all'infinito, tutto questo non provocherà alcun guaio. Ora, è vera questa cosa. Uh, ovviamente non può essere vera in via di principio dove io mi fermo è su cosa è sul fatto che avendo avuto come uh, professore uh, in ben tre corsi a Rochester, uh, Robert Barrow nei suoi anni migliori uh, sulla questione dell'equivalenza uh, ricardiana mi sono dannato l'anima per tanti anni, sia empiricamente che teoricamente, ora non è che io creda che l'equivalenza ricardiana sia una cosa vera e sacrosanta, non lo è, però suggerisce argomenti robusti per dire che non esiste un livello ottimo e massimo di debito pubblico. Da quel punto di vista rogoff Reinhardt è un bruttissimo libro di puro chinesismo empiricista, che è un uomo geniale, Reinhardt la conosco meno, però avendo servito l'IMF e avendo cominciato a pensare Uh, da neoliberista, by the way, perché il neoliberismo che hanno in mente questi qua che straparono, il neoliberismo, se esiste, perché io gli continuo a chiedere di definirlo comunque, se esiste, è quella roba che ha dominato l'IMF fino a poco tempo fa e adesso all'improvviso all'IMF hanno deciso che loro sono contro, ma non importa, quella è politica. Eh, ecco, Rowolff e Reiner hanno deciso che esiste un livello massimo nel rapporto debito-PIL, dopo il quale c'è il disastro. Però l'evidenza storica non gli dà ragione e non c'è alcuna ragione teorica di per sé, perché ovviamente tutto dipende da un lato da come l'hai spesi quei soldi che hanno creato il debito e dall'altro a ah, che capacità, che regole hai nel sistema economico del paese che è molto indebitato o poco indebitato per produrre crescita. Puoi avere una situazione in cui non produci crescita. Uh, hai delle brutte regole e quindi il 60% uh, debito PIL ti mettono nei guai, puoi avere una situazione in cui produci crescita poca ma costante, sicura, tipo Giappone, e quindi anche un rapporto alto non ti mette nei guai. E lì io mi fermo, come ho fatto già, devo dire, negli ultimi anni, ogni volta che siamo arrivati a questa discussione. Quindi, io capisco la preoccupazione che Lucio ha espresso perché è vero che sono saltati i parametri, e mi piacerebbe sentire la lettera di Draghi di un anno e tre mesi fa era molto sottile, tecnicamente, era molto chiara, e sosteneva di eh, come dire, una deviazione temporanea. Io oggi non ho seguito, però forse Costa so di certo che ha seguito perché ho visto che ha commentato un, un tweet di Irene Tinagli. Cos'è che hanno approvato esattamente eh, al Parlamento però, europeo? Però volevo aggiungere una cosa a questo proposito Prego. su Draghi. Scusami, Costantino, perché sia, cioè, il, il dibattito mi sembra che un, un po' stia tornando sul, sul discorso della sostenibilità del debito, nel senso che Schauble l'ha fatto con un intervento e poi è stato ripreso anche al Sole 24 Ore. Ma lo stesso Draghi, da quello che ho visto io all'Accademia dei Lincei, di fatto pone le questioni che poni tu, cioè della sostenibilità, del ricordarsi che il debito non può essere infinito e così via. Quanto questo a partire da Draghi o a partire diciamo dal, da, da, da chi governa, eh, abbia poi effettivamente un effetto culturale su un rompete le righe, che certamente c'è stato. Io su questo sono perfettamente d'accordo con voi. È il momento degli statalisti. Questo è un dato di fatto, senza, senza alcun dubbio. Però eh, mi sembra che i richiami ci comincino quantomeno a essere. Ecco, devo dire, io almeno li ho letti, o forse li vado a cercare perché voglio dormire sereno come dicevo poco fa, poco fa a Luce. No, vabbè, sì, io ho fatto un commento che era insomma, risposta ad una delle tante cose che la politica italiana e non soltanto italiana ultimamente dimentica sul patto di stabilità. Come sapete io sono un difensore del patto di stabilità e della sua applicazione rigorosa. Irene Tinali ha fatto un tweet in cui diceva che il Parlamento europeo a larga maggioranza. Francamente, non ho seguito così attentamente da sapere quanto fosse ampia questa maggioranza. Eh, ecco qui. Eh, ha scritto una relazione. Sappiamo che il potere del Parlamento europeo, soprattutto su queste materie, è estremamente limitato. Ha scritto una, ha approvato una relazione affinché la riduzione del debito sia graduale eh, non è che prima fosse immediata eh, Ricordiamo che il patto di stabilità prevede un rientro del debito entro i parametri del 60% rapporto debito PIL in un ventennio. Tra l'altro, non agendo direttamente sul debito, ma agendo piuttosto su quella strana bestia, e anche lì c'è stato un tweet qualche giorno fa a cui ho risposto. Non ricordo di chi fosse il tweet, sinceramente, su quella strana bestia che si chiama output gap eh, e sul, sul deficit strutturale. Ora sull'output gap. Rispondevo a questa persona, ripeto, francamente non ricordo chi fosse. Eh, eh, Poiché non esiste nessuna evidenza che quella sia la formula giusta per calcolare la potenzialità di crescita, ed esiste ampia, eh, ampio consenso sul fatto che sia un parametro abbastanza come dire, eh, naif. Probabilmente li agiranno visto che il patto di stabilità, comunque, come abbiamo detto, raccontato più volte in questo anno e mezzo di pandemia, il patto di stabilità oggi sospeso sarà sicuramente reimmesso, però con qualche modifica. E secondo me, una delle modifiche più attese e più probabili, su cui difficilmente ci si scannerà, è proprio lo gap. Ma c'è l'altro parametro che invece è molto interessante, che è quello invece della, della riduzione del debito attraverso la riduzione fino all'azzeramento. Del, del, de, del deficit strutturale. Allora, secondo me qui c'è poco da fare, francamente. Allora, Irenti, diceva, riduzione graduale, però tenendo conto di crescita e coesione. Ora, anche qui mi sembra una dichiarazione molto politica, perché nessuno né in Europa né nell'Europa come dire, spendacciona, né nell'Europa frugale ha mai detto che non si deve guardare la crescita. E questo naturalmente sottintende il fatto che per un certo tipo di politica, soprattutto quella a sinistra, quella che oggi è dominante, come, diciamo, come dicevate voi poco fa, sebbene loro dicano che sia il neoliberismo dominante, eh, fare debito significa fare crescita. Questa è l'equazione, no? Più spendiamo, più facciamo crescita. Però dicevo, nessuno, in nessun atto, del, neanche dei Paesi frugali, c'è scritto da qualche parte o si lascia intendere da qualche parte che non bisogna guardare la crescita cioè che bisogna fare politiche anticrescita, tutt'altro tutti quanti vogliono fare politiche per la crescita il punto è come farle le politiche per la crescita la mia risposta in retinaglia era ma perché non vi bastano vent'anni quello che era previsto nel patto di stabilità e crescita precedente perché il, la riduzione avveniva nell'arco di un ventennio Fino al raggiungimento famoso di, di, quel, eh, di quel parametro. Anche quello lo ricordo abbastanza elastico, se non addirittura teorico, eh, del 60% di rapporto debito-PIL. Perché elastico o addirittura teorico? Eh, perché non, eh, non è mai stato fatto un atto forte come la procedura di infrazione, intendo procedura di infrazione portata fino alla fine per paesi che sforavano. Uh, non soltanto il 60% di rapporto di PIL, ma anche la riduzione tendenziale prevista dalla, dal cosiddetto adesso entro nel diventerò ulteriormente noioso. Uh, previsto appunto dalla, dal six pack che è uh, l'indebitamento uh, con il criterio uh, forward looking. Cioè io prometto che nel prossimo triennio abbasserò il deficit strutturale di questo. Poi non lo facevano mai, tantomeno l'Italia, e non arrivava mai la procedura di infrazione. Quindi anche quel parametro è un parametro che sta lì per ricordarci che in qualche modo ehm, l'economia europea... essere la Spagna l'ha essere... fatto, eh. fatto, 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 è vero, è vero, la Spagna l'ha fatto, la Spagna l'ha fatto, è vero, è vero. No, io dicevo che non è mai stato, stato sanzionato chi non l'ha fatto, <ride> quello è il punto, perché poi. La, come dire, la, 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 la coercizione non c'è stata fino adesso per chi sforava quel, quel parametro. Però, vabbè, comunque, eh, bisogna tendere verso quello perché le economie devono essere omogenee, perché non ci devono essere squilibri macroeconomici all'interno dell'Unione eh, dell Europea, però si tende abbastanza facilmente a chiudere un occhio. Quindi questo era, era il senso. Mi sembra molto interessante, ma qui poi mi taccio, dico soltanto due cose. Uh, in ottica inflazione e debito pub... anzi, prima debito pubblico e poi inflazione, allora sì, c'è stato un aumento molto violento e uh, direi anche inevitabile del debito pubblico praticamente ovunque. I paesi che sono ampiamente sopra il, il 100% di debito pubblico sono ovviamente noi, ovviamente la Grecia che poverini sfonda il 200%, poi c'è il Portogallo che ha avuto un'impennata discreta c'è la Spagna naturalmente, non mi ricordo quale altro paese. Comunque c'è un problema lì, infatti un anno fa io ricordo che il tema fu anche posto, forse in una chiacchierata con Mario Seminerio, Michele, e cioè che si fa di quello che potenzialmente, che intanto è la seconda economia europea, cioè la Francia, e che per la prima volta nella sua storia... Sfora nettamente il rapporto debito-PIL del uh, 100%, e quindi arriva, come dicevo prima, al 115%. Quello potrebbe essere, come dire, l'elemento di rottura che non fa chiudere più un occhio alla Commissione europea, ma li fa chiudere tutti e due, perché è un'economia oggettivamente molto grande, politicamente molto forte, lo sappiamo, e quindi sotto questo aspetto, probabilmente, si diceva una, circa un anno fa: si diceva probabilmente e tra l'altro l'economia francese non è così uh, reattiva, è un'economia che funziona, non è un'economia così elastica e così reattiva, eh, potrebbe essere potenzialmente un malato, allora di fronte a un malato così grande, così come è stato fatto con un malato poco più, più piccolo che è l'Italia, magari sulla questione del debito si, chiude, eh, si chiudono entrambi gli occhi per un certo periodo di tempo. Ultima cosa, poi mi taccio davvero, eh, riguardo l'inflazione, oggi abbiamo assistito e stiamo assistendo ad una fiammata dell'inflazione. Qualcuno anche in chat ricordava il prezzo delle materie prime, che tra l'altro alcune materie prime non si trovano nemmeno perché evidentemente non, non si immaginava una ripresa così repentina. Però è anche vero che il consenso sul, sull'inflazione, anche da parte della BCE, è quello che comunque verrà contenuta, cioè non ci dobbiamo aspettare nel medio termine un'inflazione particolarmente alta. Uno dei passaggi interessanti quando la BCE oggi dice che ci dobbiamo, dobbiamo guardare ad un'inflazione simmetrica, cioè significa più o meno 2%, che ricordiamo è il target stabilito dal, dal trattato di funzionamento della BCE, eh, significa che ci potranno essere degli sforamenti temporanei anche lì. Ma che in qualche modo dice la BCE, fra le altre cose che dice, che sono state sottolineate credo per prima, oltre che da te, da Carlo, anche dallo stesso Tommaso Monacelli che, che, eh, che citavi prima, eh, c'è il fatto che la BCE comunque dica che entrambi gli sforamenti, in più e in meno, sono non desiderabili. Quindi, sì, anche lì si chiude un occhio, perché ci troviamo nella fase di uscita eh, delle economie europee da. Un disastro, un disastro, però credo che la barra venga mantenuta abbastanza dritta. Oggi il surriscaldamento e l'inflazione sul surriscaldamento è essenzialmente dovuto a due fattori: scarsezza di materie prime e magazzini vuoti. Sono le scorte che stanno alimentando l'inflazione. Un eccesso diciamo di, di domanda sull'offerta, ma eh, io torno sul punto di prima, però sarò fissato, ma forse per l'eternità. Eh, io condivido tutto quello che avete detto. tutto. Cioè non... E sono convinto che noi dobbiamo rompere i coglioni. Cioè io sono convinto che a noi se facciamo una cosa dobbiamo fare questo: cioè rompere i coglioni, cioè dire che bisogna stare attenti, che bisogna ritornare, eccetera, eccetera rispetto però al processo di riassorbimento, anche quello europeo, Costantino, a cui tu facevi riferimento, cioè anche alla Francia che arriva al 110, eccetera, eccetera. Guardando indietro a quello che è successo nella storia, ripeto, per me l'esempio più vicino resta quello della, della, de, no, del, della, del dopoguerra, della Seconda Guerra Mondiale, perché alla fine quello è l'esempio più vicino. È vero che certamente, ce lo auguriamo, e ci sembra che sia così, eh, la lunghezza della crisi non sarà la stessa della crisi pandemica, probabilmente. Eh, cioè, ecco, io su questo vi voglio, voglio tornare a chiedervi. Rispetto alla dinamica del processo, noi oggi ci preoccupiamo e noi oggi dobbiamo rompere i coglioni, ma quanto tempo possiamo dare perché ci sia una tolleranza rispetto a questi sporamenti del debito pubblico, rispetto a un atteggiamento diverso, prima che possa succedere, come diceva Lucio, eh, la tragedia dell'inflazione perché poi noi lo dimentichiamo adesso diciamo, noi lo dimentichiamo ma l'inflazione che è la tassa sulla povertà, sulla miseria fondamentalmente è un problema vero non, cioè se, se resta appunto temporanea, contenuta e così via, non è un problema se poi diventa come quella che era negli anni Ottanta no, non va bene. Ecco, secondo me il tema della, della dinamica e comunque quindi anche di quanto la dinamica poi comporta un'isteresi, cioè quanto poi si autoalimenta no, nel, nel fare sì che un processo prosegua non è un elemento rilevante cioè in fondo noi ci dobbiamo preoccupare ma la commissione europea può cominciare a preoccuparsi da domani mattina è questa domanda che vi faccio io non ce l'ho una risposta se no non ve lo chiederei francamente se posso vorrei ricordare che alla fine della seconda guerra mondiale almeno in italia ci fu monetizzazione del debito cioè addirittura o meglio addirittura venne annullata la moneta beh però non c'era più, più l'infrastruttura di fatto neanche no 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 la moneta, cioè ti voglio ti dire quella volta no, anni... lo capisco io dico rispetto ai processi di nazionalizzazione cioè se io vado a un paese come l'Inghilterra in cui comunque la moneta e il sistema monetario continuava a funzionare di fatto era diventata un paese socialista perché chiaramente tutto era fatto in, in quella logica ecco quanto tempo ci vuole perché questi processi si riassorbano piano piano? Noi ci in... dobbiamo preoccupare, ma quanto tempo dobbiamo dare alla Commissione Europea per cominciare a rompere i coglioni alle istituzioni monetarie? Questo io vi, vi sto chiedendo, perché 2026, con... Ecco, con prossimo bilancio mm. Perfetto è, è, già, è già una, è già una è cosa, la costa, cosa capito? Non mi infilarmi visto che, che, che parlo Secondo me non, non c'è una data, perché questa è la parte su cui sono d'accordo con Lucio, e cioè finché domina a livello mondiale, perché ormai domina a livello mondiale, il punto di vista secondo cui la crescita economica è frutto della spesa pubblica in continua crescita in percentuale sul PIL, della continua espansione monetaria e non, come poi l'evidenza mostra continuamente, che Quel poco di crescita economica, o tanta in alcuni posti, che c'è, viene da innovazione, investimento, attività, gente che fa l'imprenditore, poi sbaglia. Eh, però fino a che domina questa visione, eh, non si fermeranno. E la, sia chiaro, la commissione il, oggi non mi pare orientata nella forma in cui lo era dieci anni fa. Non mi pare. Uh, quindi non, non so quale sia la data, Carlo. Forse mai? No, ma io il problema culturale lo pongo e ce lo dobbiamo porre. Ed è giusto il problema di culturale dire. è politico, sì, però c'è anche un problema di aggiustamento. Cioè, cioè? Io lo, io lo, cioè il, il tema è, noi non siamo neanche usciti da quella crisi lì, quanto c'è di beh, fisiologico, beh, allora, già, no, Michele, Michele, Michele. Parliamo no. dell'Italia o del mondo occidentale? No, del mondo occidentale. No, io dico quanto Presidente tempo c'è uscito da quella crisi lì. No, ma però dico rispetto però al fatto che il debito è cresciuto. Allora, se noi diciamo che domani mattina si può cominciare a ridurre il debito senza ricorrere alla monetizzazione, cioè andando a riduzione del debito perché lo spazio c'è, d'altronde se arriviamo al bonus di 100 euro per le televisioni, vuol dire che lo spazio per ridurre la spesa pubblica c'è, perché di minchiate se ne fanno tantissime. Quindi dico allora dico, noi stiamo dicendo, o meglio, voi mi state rispondendo, che potremmo tranquillamente farlo domani mattina e sarebbe giusto farlo domani mattina. Io questo è il dubbio che ho, non, non perché per me potremmo cominciare anche da ieri, ma mi chiedo se in una situazione come questa invece un cuscinetto, quindi una dinamica un po' più lunga, fatta la premessa sulle aspettative che si autoalimentano, perché è chiaro che se il mood culturale è quello che dici tu ed è quello che dici tu questa cosa andrà ben oltre quel tempo fisiologico che noi potremmo stabilire cioè se come dice Costantino 2026 o se come dici tu potremmo cominciare dal prossimo anno a mettere mano è chiaro che se tutti pensano che tanto si può spendere che non succede niente questo non accadrà e su questo sono perfettamente d'accordo ecco io invece andavo tecnicamente Michele secondo te noi per quanto ancora possiamo accomodare senza incorrere in problemi. Chiaramente è una, una domanda del cazzo nella misura in cui tu mi dici, Carlo, ma non è che la, tu puoi separare l'aspetto culturale e politico dall'aspetto tecnico. Però se io domani mattina dovessi dire, guarda Carlo, finiamo l'anno e inizio prossimo anno, ci cominciamo a preoccupare, perché io ti ricordo che tu stesso qualche tempo fa ti sei posto il problema della tassazione asimmetrica rispetto a chi aveva avuto no, i vincitori e i vinti della pandemia. E era un problema di tassazione asimmetrica. Che in quel momento probabilmente suonava strano perché come dice: Ma come? In questo momento in cui tutti abbiamo bisogno, lui si pone questo problema. Allora, evidentemente, per te si può fare da domani mattina e ci può stare, però, è una domanda che faccio. Provo, provo a rispondere. Io stavo per dire qualcosa, non so se era in risposta a Carlo, ma io una sì, no, do una non ho una risposta. Ris Do la risposta io, per come la vedo io. Allora, io rispondo con le parole di Draghi, e, e, il che insomma, mi rende ben più autorevole di quando sarei normalmente. Cioè, dipende da quello che fai con, con lo stato di eccezione. Okay? Nel senso che c'è una riforma, ad esempio, molto importante in Italia, che non è mai stata fatta negli ultimi vent'anni e che si porta dietro tutta una serie di inefficienze devastanti sul sistema produttivo. Ed è la riforma degli ammortizzatori sociali. Ora, la riforma degli ammortizzatori sociali fino ad oggi non l'hai fatta per un solo motivo, per un problema di liquidità. Perché non ti puoi permettere di pagare due anni o tre anni di naspi a tutti i disoccupati potenziali del nostro paese. Cosa significa riforma degli ammortizzatori sociali? Noi l'abbiamo, questo lo, lo dico a beneficio di chi ci ascolta. Abbiamo detto mille volte, no? Cioè, in Italia abbiamo un sistema folle per il quale si tenta di impedire i licenziamenti sussidiando le aziende che non riescono a licenziare. È questo che si fa, no? Cioè, un'azienda dovrebbe licenziare cinque persone, tu gli poni una serie di limiti legali che non gli consentono di farlo, ok, proprio banalmente non glielo consentono. Ad esempio, uno dei limiti legali più semplice è quello che oltre le quattro unità di licenziamento bisogna fare la procedura sindacale. La procedura sindacale cosa dice? Che tu devi fare la trattativa col sindacato. Trattativa che attenzione, non so se Michele se lo ricorda questo particolare, si può concludere anche con un accordo. Cioè, non è una trattativa che si deve concludere con un accordo. <ride> devi semplicemente fare la trattativa. Perché questo? Perché devi rallentare il licenziamento, no? Poi tu, fatta la trattativa dei corsi 45, 50, 60, 90 giorni che sono, prendi atto del mancato raggiungimento dell'accordo e puoi licenziare con il preavviso, ok? Allora queste sono tutte regole, ok? Che non servono assolutamente a nessuno, servono soltanto a frenare il licenziamento delle persone e ad accompagnare l'uscita dal mercato del lavoro delle persone che dovrebbero uscire domani. Facendocele arrivare piano piano perché il presupposto qual è? Più tardi vengono licenziati, meglio è per tutti. Ok? E tutta la normativa lavoristica sui licenziamenti funziona così. Essendoci questi limiti ai licenziamenti, cosa fa lo Stato? Dice io non posso prendere l'imprenditore, costringerlo a tenersi i lavoratori e basta. Gli do il sussidio, e il sussidio è la cassa integrazione. Per cui io mi trovo ad avere dei lavoratori inutili. Che non uso perché sono inutili, li metto in cassa integrazione, loro vengono pagati dallo Stato, ma hanno la percezione di conservare il posto di lavoro e di poter tornare a lavorare. E questo rende tutti felici. Ok? È un meccanismo folle che genera inefficienza, genera mancanza di flessibilità, disincentiva gli imprenditori alle assunzioni, perché se io so che devo. Affrontare una causa di divorzio per lasciare a casa i lavoratori prima di assumerli ci penso 77 volte 7, ok? E quindi ha solo inefficienze: solo inefficienze. Perché non si fa d'amblè una riforma da oggi a domani che dice benissimo: chi vuole licenziare licenzi, non c'è problema. Ci pensa lo Stato con un bel reddito minimo garantito di uscita dal posto di lavoro che dura due anni, 24 mesi. Ci pensa lo Stato, perché il timore è che dando il via libera ai licenziamenti, l'abbiamo visto in pandemia dove addirittura sono stati bloccati per legge, no, ma era, erano già bloccati anche prima, eh. anche se dobbiamo dire la verità, grazie a Renzi e Fornero, Fornero prima e Renzi dopo, la situazione era migliorata già molto, perché se, se andiamo indietro di qualche anno era veramente un incubo. Però il ragionamento è se noi acquisiamo la libertà di licenziare che vogliono, questi licenziano tutti e noi non abbiamo i soldi per mantenerli. Per cui non si è mai fatta la riforma degli ammortizzatori sociali. Non è un caso che in questi giorni, con la minaccia del, eh, della fine del blocco dei licenziamenti Covid, si, si stia dicendo da più parti, secondo me dalle parti più savie della maggioranza. Dice dobbiamo però, attenzione ragazzi, ora dobbiamo fare una riforma seria degli ammortizzatori sociali. E si parla di dare una naspi generalizzata a chiunque perde il posto di lavoro, che vada da due a tre anni, che nel tempo sia decrescente, insomma tutto quello che c'è scritto nel manuale delle polisi sull'occupazione per insomma, flessibilizzare il sistema delle imprese e aiutare il ricollocamento dei lavoratori. Ora questa cosa, senza il fondo SURE, e senza l'esplosione di spesa derivante dalle politiche fiscali e monetarie lasche post-pandemiche, noi semplicemente non avremmo potuto farlo. Ora, se e, e chiudo il discorso: se l'incremento del deficit l'incremento del debito serve a fare cose come questa, ben venga, ok? Cioè, come se io, in azienda, mi compro un capannone nuovo. Per farci un'altra linea produttiva. Make sense. Ok? Se invece l'esplosione del debito pubblico deve servire a dare l'aumento di 100 euro medio ai dipendenti pubblici, che sono tra i più inefficienti de del mondo. Okay? E deve servire a finanziare all'Italia e deve servire a fare tutte le altre N cose che ci raccontiamo sempre indignati. Allora, ragazzi, diamoci subito un taglio. Ma subito, 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 e questo credo sia quello che voleva dire Draghi quando fa questa affascinante distinzione tra debito buono e debito cattivo. Cioè, se tu mi ristrutturi il mercato del lavoro italiano in un colpo solo, e eh, io li accetto i miliardi di debito in più, perché è servito, è un po' come quando in azienda devi licenziare delle persone e gli devi dare un bonus per uscire. È un costo one off, lo sostieni una volta, non lo sostieni più, e poi risparmi con il futuro costo del lavoro che ti costa meno. Allora, se si fa una cosa del genere va bene, ma se non si fa questa roba qua, se non si fanno le famose riforme, tagliamo subito, via, 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 torniamo subito al pareggio in bilancio, cioè arriviamoci perché non ci siamo mai stati. Perché se, no, se dobbiamo buttare soldi dalla finestra, meglio tenerli nel cassetto. Allora, la sensazione mia è che sulla riforma degli ammortizzatori sociali, che è uno dei temi caldi di quest'estate e probabilmente anche del prossimo turno, eh, Draghi lo metta al centro della sua agenda. Credo che mollerà qualcosa su alcuni punti, perché comunque su questi temi ha una maggioranza, nonché le parti sociali, fortemente arrabbiate, cioè arrabbiate fortemente mh, tesi alla difesa del, addirittura del blocco dei licenziamenti, Carluccio. Cioè loro vorrebbero mantenere il blocco dei licenziamenti, pensa tu. E, e credo che si possa trovare un compromesso spingendo sull'altra parte di questa cosa, che è un'altra delle gravi mancanze della storia uh, delle politiche del lavoro italiane, che uh, le politiche attive del lavoro, perché su quello non si è fatto nulla, nulla. Allora, credo che Draghi approfitterà di questo clima, eh, come dire, di eh, spesa pubblica più o meno senza freni, più o meno, eh, cercando di ottenere in cambio di fare una buona riforma delle politiche attive del lavoro che compensino quei due anni di cui tu parlavi, perché poi quella è la direzione verso la quale si sta andando. Cioè, una, un forte sostegno. Eh, a chi si trova nella condizione di perdere il lavoro, però in cambio delle politiche attive che siano attive e soprattutto serie, non quelle come, non come quelle che spesso, soprattutto nell'ultimo, nell anzi in questa legislatura, abbiamo sentito nominare che di attivo non avevano nulla, questa è la mia sensazione. Anche rivedere il reddito di cittadinanza. Io, io vorrei Però... infilarmi per dire che avete all'improvviso cambiato argomento. Non so se ve ne siete, raggiunti. stiamo parlando completamente di un'altra cosa Ma non mi, hanno, non mi hanno voluto rispondere, un, chiaramente c'è una convenzione. Sì, infatti, ma Vabbè, ma ci che stai giù È un po' difficile risponderti, uh, perché, perché tu sai benissimo, uh, anche se fai finta di non saperlo perché ti piace far l'ingenuo e tutti e quattro qua lo sanno, ma vale la pena di ripeterlo. In questioni finanziarie di sostenibilità del debito nella misura in cui il sistema è liquido e gli stati sono liquidi uh, the day of reckoning dipende dalle aspettative e siccome le aspettative sono una cosa complessa le creano i governi la stampa l'ambiente culturale gli opinion makers, eccetera, eh, nella misura in cui quelle aspettative dicono non c'è problema e c'è un forte desiderio da parte degli operatori finanziari di dire non c'è problema, uh, The Day of Reckoning uh, non è che si possa spostare all'infinito, però a una data indeterminata. Quindi la risposta alla tua domanda non c'è. La risposta alla tua domanda non c'è. Uh, mi pare anche che potersi fidare dell'esperienza e dire, beh vabbè dai, prima o poi uh, l'Occidente, perché questo è un problema tutto occidentale, uh, dove per l'Occidente va dentro anche il Giappone, si renderà conto che eh, continuare eh, per altri decenni a cercare crescita attraverso spesa pubblica e espansione monetaria non porta a niente e la cosa si fermerà. Boh, vedremo. Um, io vorrei cercare invece di dare la mia opinione, uh, che purtroppo non è del tutto solida, uh, nel senso che non ho un modello e se avessi 30 anni di meno probabilmente mi metterei a fare ricerca su questo, ma avendo l'età che ho, non so se voglio imbarcarmi in questa impresa, qualcuno più giovane di me dovrebbe provare ad imbarcarsi. Allora, perché la cosa interessante, credo che sia un paradosso. Allora, se volete la mia opinione, io credo che la grande... Faccio un po' una cosa alla Bagnai. ricordate Bagnai che diceva tutta la crisi italiana si deve all'euro? Perché in alcuni dati selezionati, se non guardavi la produttività, se guardavi il PIL eh, italiano no? per capita, eh, la fase di cui comincia davvero ad abbassarsi, e Quindi la crisi pregressa diventa evidente anche nel PIL. È più o meno la data a cui l'euro viene introdotto, no? E quindi ha cioè, visto? È ovvio, è la causa, cioè, è perfetto. Il cioè, giorno dopo che hanno introdotto cioè, l'automatismo è così rapido, infatti, che il giorno dopo che hanno introdotto l'euro, all'improvviso le imprese italiane non hanno più potuto esportare. Balla, uh, ovviamente, questo veniva mi attento, ma Bagnai non te lo diceva, e quindi da lì viene la crisi. Bene, io farò una porcheria simile, perché la mia impressione è la seguente, le politiche monetarie espansive nel senso di accomodanti di tutto iniziano con Grispan e iniziano uh, nella seconda metà dei, degli anni 90. La data celebre o comunque la smoking gun è la famosa decisione di Grispan di salvare alcuni miliardari. Uh, cretini e troppo ambiziosi uh, che si erano congregati in long term capital management, costringendo il sistema bancario um, americano a comprarselo e a mangiarselo, evitando il collasso. No? Quello che sia 1998 ora quegli anni coincidono nei dati con la vera impennata delle differenze di ricchezza non di reddito, quelle di reddito è un'altra storia, ormai è palese che Piketty uh, ha, che ha costruito la sua fama mondiale sul, sul nulla uh, uh, aveva torto, non c'entra un cazzo capitale lavoro, c'entra la disuguaglianza tra redditi e lavoro eccetera, mentre quella della ricchezza, la concentrazione della ricchezza e la crescita dei rapporti fra ricchezza e reddito in tutto, uh, prima negli Stati Uniti e poi in Europa è un fatto reale, se voi guardate tuttora no? i prezzi delle case sono ripartiti, uh, gli stock market sono al massimo e questi creano. Allora io sono dell'opinione che in realtà i meccanismi di politica monetaria che sono cambiati, uh, ed è la parte che i macroeconomisti e, 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 e chi fa politica monetaria non ha capito, perché sono ancora lì a discutere di fisher equation e cose di questo tipo. Uh, abbiano creato una situazione per cui la monetizzazione del debito e la trasformazione dei portafogli delle banche, che offre alle banche la possibilità di detenere presso le, le, le banche commerciali, di detenere presso le banche centrali un'enorme riserva di liquidità, sia lo strumento attraverso cui gli operatori finanziari eh, di ogni tipo eh, domandano assets, e cioè che la liquidità creata per uh, monetizzare il debito, uh, sia lo strumento che genera una fortissima domanda di asset e la crescita del loro prezzo relativo. Non c'è alcun dubbio che i, i price earning ratio del mondo occidentale sono a livelli a cui non sono mai stati nella storia dei mercati finanziari e i rapporti fra uh, ricchezza nominale, sia finanziaria, nel senso di stock market. Sia uh, di real estate assets ed altro e, e, e prodotto interno lordo è di nuovo a massimi assoluti da sempre. Ecco allora, paradossalmente, io credo che le politiche economiche eh, che la sinistra invoca, perché c'è poco da fare, l'origine culturale dell'idea che la crescita viene dal debito, che bisogna monetizzare tutto bla bla bla, è di sinistra, che poi. I Reagan e i Salvini di questo mondo ci abbiano marciato, è pure vero, ma la matrice culturale è una specie di pseudo no? marxistoide, per cui eh, così funziona. Ecco, paradossalmente, quelle politiche economiche lì che si traducono in politiche fiscali e monetarie di un certo tipo, le politiche fiscali distribuiscono bagigi, cioè peanuts, quantità irrilevanti fanno bonus come questo qua di cui volevamo discutere dei 100 euro per comprarsi la televisione, uh, però generano poi una quantità enorme di liquidità che siccome è concentrata uh, in, nei poteri finanziari eh, diventa lo strumento per la domanda uh, di assets e la Crescita dei valori nominali degli asset in altre parole, cari signori, eh, a mio avviso, se Bezos vale 200 miliardi invece di 90, ok, uh, che probabilmente sarebbe paragonabile a un price earning ratio degli anni 60-70, è perché eh, avete voluto monetizzare il debito. Lo so che è una proposizione forte, lo so che è una posizione che non sono in questo momento grave grado di dimostrare, però, come diceva il buon, uh, come si chiama? Uh, quello dei benandanti lo storico italiano famoso uh, tracce di un paradigma indiziario mi ricordo più uh, il figlio della famosa scrittrice dai aiutatemi chi scrisse l'isola di Ginsburg. Ginsburg? Ginsburg? Carlo Ginsburg come diceva Carlo Ginsburg eh, vedi Lucio vedi che faccio bene ad additarlo come storico più di palomieli ho ragione io vedi <ride> come lui ha un, un testo... Siamo tutti e due sconso, molto, 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 molto divertente, che, che, in cui esplora un paradigma indiziario di cui ha solo tracce e sospetti. È molto, ecco, io ho la stessa impressione. Quindi la mia risposta a Lucio è questa, io sono molto meno preoccupato dall'esplosione dall inflattiva, perché l'esplosione inflattiva deve durare nel tempo, per cui mentre è possibile burst di inflation al 5-6 per alcuni mesi per sei mesi eh, c'è stato anche questo segnale, credo, ieri-oggi che sta uscendo, non se avete visto no? sembra che i cosiddetti moderati che poi sono de guindos, la lagana cioè politicanti i politicanti che controllano oggi la BCE perché sia chiaro, sono i politicanti che controllano la BCE non sono gli economisti neoliberali o, o anche solo economisti sono i politicanti a eh, eh, hanno deciso di mandare questo segnale simbolico che vabbè, anche se l'inflazione va oltre il 2 non c'è problema. Che sia chiaro, a me me ne frega meno di zero dell'inflazione al 3%, non è che se l'inflazione è al 3% la fine del mondo, no? È semplicemente un segnale, una maniera di dire: eh, Noi, eh, sì, sì, prego, prego. È il mio tentativo è di dare una risposta alla tua preoccupazione. Io sono no, più ma... preoccupato degli effetti sulla, sulla distribuzione della ricchezza che degli effetti sull'inflazione. Aggiungo, vabbè, su questo dico che secondo me i due argomenti sono legati. Poi ehm, ti volevo aggiungere a supporto del tuo ragionamento il secondo statement della BCE, perché non ha detto soltanto eh, il discorso dell'inflazione simmetrica, che poi. Simmetrica che vuol dire, cioè, cioè, voglio dire, se hanno fatto un focus group di un anno per dire che non deve andare né sotto né sopra il 2, se lo potevano risparmiare perché insomma era una cosa abbastanza banale. Però, però sei pignolo, cioè quelli esatto, ci hanno messo eh, eh. un po' a dire questo simmetrico. Cioè... <ride> Però non è bello, Lucio. Cioè, loro no, no, è, ma... Pensa a quello chiuso nello stanzino <ride> il troll delle minchiate alla BCE che dice: come la chiamiamo questa cosa? Che dice simmetrico, <ride> minchia, <Simmetrico>. bravo. <ride> Complimenti. No, ma è il secondo statement che è più importante, secondo me, perché questo rappresenta in qualche misura il cambio di regime della politica monetaria eh, della BCE, diciamo anche totalmente illegale e fuori mandato. Totalmente illegale fuori mandato, e poi non mi venite a dire che non ho ragione quando dico che la BCE andrebbe eletta dal popolo, visto che questi si cambiano il mandato da soli senza eletti da nessuno. Sì, no, ma sono ma... Eletti degli eletti del popolo, tu sei, no, ma, è... È ma... ma... E ma è... poi la BCE eletta dal popolo, ci mandi bagnai. No, 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 ma diciamo collegata a un'autorità politica, perché questi qui fanno quello che vogliono, no? Eh. Fanno quello che vogliono e secondo me guardano i no, soldati no, fanno quello che gli ordinano i loro capi politici. Ti immagini se Luis De Guindos che non riesce neanche a lasciarsi le scarpe a qualsiasi autonomia per decidere? No, vabbè, Beh, comunque non le conosco, cioè. comunque agge, eh, vai, alla, vai, fine, vai, alla fine vai, il è consenso, vero? Il consenso è vero. Sì, prendi, prendi vai, il prende e suo lui, rispondono alla sollecitazione politica. Oggi la sollecitazione politica in Europa quella è. E sia a quella sollecitazione politica si piega no, e lo dimostra la vicenda della, no, de, de, forse Lucio non ti abbiamo fatto finire prego, prego. No, il mi... second statement della, 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 della BCE dice che uh, gli strumenti straordinari di politica monetaria quindi uh, le, finali, le, 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 le forward guidance, uh, gli acquisti di asset a lungo termine e, e, e tutta la, la, insomma, tutto quello che noi abbiamo chiamato in qualche modo quantitative easing in questi anni, dice lo statement della, della, della BCE, leggo letteralmente, rimarrà parte integrante dello strumentario ACB's toolkit to be used as appropriate, cioè Ce lo teniamo per sempre. Quelli che erano strumenti che erano nati per essere transitori, vabbè. Ma non c'è, non c'è niente di più permanente. Delle cose, ecco, no. Ma è diventato Tempore. ufficialmente uno strumento di politica monetaria. Esattamente. Come scusami, e vogliamo aggiungere, Lucio, Lucio vogliamo aggiungere che passo. ci hanno messo pure che questi strumenti quantitative easing avranno anche un orientamento su climate change green. Project, che è ancora più grave, no? Perché. No, no, no però quello no. almeno c'ha, scusa Carlo, però quello c'ha un fondamento scientifico, perché se sì, tu stampi no, no, a no. moneta, devi tagliare gli alberi e quindi no, questo... il riscaldamento, è ma, eh. mai, mai fregato. <ride> Se stampi troppa moneta, bravo, prima o poi finirà la Mazzonia. Cioè non, no, non può no perché, perché il punto è che non solo c'è già un effetto distorsivo che dici tu, cioè che già questa roba qua con cui noi intervenivamo la rendiamo strutturale, ma decidiamo anche che cosa finanziare sulla base di quello che dice Michele, cioè sulla base di quello che poi all'orecchio ci dice il politico di turno, il che dimostra che l'indipendenza delle banche centrali... Che probabilmente per tanti anni è stato un assioma importante, eh, con questi strumenti eccezionali, in realtà è uscito, diciamo, la, la dipendenza è uscita dalla porta per rientrare alla finestra, probabilmente. Almeno Se la paura è questa qui. Il, vostro, il giorno in cui hanno messo la guard io ho bestemmiato. Siccome conosco abbastanza tempo, io, io me lo ricordo, quello capita spesso spesso. No, non, non, non mi sembra una cosa eccezionale. Ora di congetto, no, se avessi detto mano. sono andato, devi dire allora, avevo sono avevo andato a messa messo la carta, sono andato a messa, appunto, allora sì, aveva senso <ride> Ho detto le <ride> e sono andato al vespero. Ho camminato sui fagioli tutta la navata della chiesa per andarmi a comunicare. Poi il prete mi non ti sei confessato Eh, vabbè. vabbè. Ecco, perché? Perché chi conosce il mondo IMF sa, sa che dopo la tragica esperienza Rato uh, e invece la, nonostante poi il suo come dire, fallimento presidenziale, ma tecnicamente era uno molto, molto bravo, Strauss-Kahn, la Lagarde, la Madame, è la politica pura. E non c'entra, non gliene frega, non capisce un cazzo di economia danno per cominciare assolutamente nulla. È una corporate lawyer, fa solo politica, ha i suoi referenti politici e i suoi referenti politici sono quelli che le danno potere. La Signora ha avuto una carriera, devo dire, di una potenza infinita per il poco che eh, capisce. Grande politica! Quindi, lei, voi capite che con questa alla guida della BCE farà ciò: la BCE farà ciò che il popolo europeo in media. Chiedere. L'elezione della, della BCE c'è già, Lucio, in un certo senso, capisci? C'è già. Sì, ma esatto. non è trasparente, non è trasparente. Bene, non è trasparente ed è, è, trasparente, ed è autoreferenziale, io. no? Questo ora facevo una battuta prima, però, eh, cioè, questa è un'istituzione che nasce eh, con l'impronta eh, statutaria dell'indipendenza alla tedesca, come, come pensavamo negli anni 90, no? Io mi ricordo. Eh, eh, L'ho studiato sui libri quando facevo il concorso in Banca d'Italia, come si doveva nominare il governatore e, e quelle robe lì, e, e ora però di fatto è rientrato dalla finestra. Questi qui sono completamente autoreferenziali perché vengono nominati con un processo estremamente bizantino e complicato, non trasparente. Poi alla fine fanno quello che gli dice Facebook. No, tra no? si aggiungo che la Federal I Reserve. Sondaggisti. Eh, diciamo sullo altro stesso altro. punto, Jerome Powell ha detto: Climate change non è, non è una cosa di cui ci dobbiamo occupare, cioè nel senso è sicuramente un problema per la stabilità finanziaria. Studieremo, supporteremo con dati, ci preoccuperemo di dare informazioni, ma non è una preoccupazione diretta alla Federal Reserve. Quindi la differenza, il contrasto è veramente stark, cioè veramente è un contrasto pazzesco, ecco, che dà forza a quello che dice. Che dice Michele che come sempre diciamo eh, alla fine di queste chiacchierate mi fa venire voglia di aprire la finestra e buttarmi io ve lo dico non, non reggerò tanto perché io mi collego con voi la sera per stare insieme per stare un po' a chiacchierare e me ne vado sempre più disperato cioè non è possibile datemi un, un, un conforto una, una vicenda non lo so ditemi un ditemi una cosa di sinistra che così, diciamo. indebitati, indebitati e così <ride> entri a far parte della giostra pure tu eh? e questa è una possibile soluzione che ti diamo bon. bonus tv dai ci facciamo due risate è eh, bonus tv cioè, ma perché poi bonus tv ma per, scusa io, io ma davo questo... a me sembra un'altra un capitolazione di draghi che capisco capisco che continui a fare mediazioni avrà altri problemi magari fa parte del fatto vediamo se sta riforma cartabia uh, è, è convincente perché tra l'altro uh, i, i due magistrati che rispetto mi dicono che è, è fatta male proprio tecnicamente ma vediamo magari non è vero Uh, cioè che noi adesso si dia 100 euro 20% di sconto a chi si compra la televisione nuova con la scusa che è stato lo Stato che avrebbe imposto che le televisioni vecchie non funzionano più è francamente ridicolo da un lato perché un decoder ti costa 30 euro 20 euro 40 euro quindi che si comprassero i decoder dall'altro perché questo processo è in corso da 4 anni almeno quindi tutte le tv comprate negli ultimi quattro, adesso non so la data esatta, magari mi sbaglio, non sono. 10 anni, Erminio. No, ha detto bene Michele senza saperlo, perché il 2017 è l'altra data, ha perfettamente ragione. Sì, il 2017 è il perché Carlo Stagnaro mi ha mandato i documenti, gli ho sì, sì, sì. siccome Carlo ste robe le sa, anche se sappiamo che osserva un silenzio religioso. Per monastico, per, monastico. Monastico, monastico, lui risponde dai suoi archivi, gli ha detto Carlo quando è che ha iniziato a darmi dammi il quadro, lui mi ha mandato due documenti che spiegano tutto. Ok, Quindi 2017, adesso io quello che non sono andato a verificare è i produttori di televisione, siccome il processo alle spa. Queste robe succedono, capiamo, questo è quello che fanno i lobbisti veri a Bruxelles, no? Quindi questa roba succede perché da sei anni i lobbisti dell'industria 5G, telecomunicazioni, televisione, erano lì a lavorare con la commissione e i parlamentari e dire guardate c'è il 5G. Quindi c'è un problema di frequenza, Bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro. Allora, probabilmente Samsung e i produttori di televisione avranno prodotto televisioni compatibili con le nuove frequenze no? ah, anni fa. Non so quando, se 2015 o quel che è. Qualcuno tecnico lo saprà, non importa. Il punto è che tre quarti delle televisioni in essere sono compatibili, le altre, quelle vecchissime, o le aggiusti col decoder, o allora fai almeno dai a tu, se pensi che siano davvero delle persone molto povere che non sono in grado di comprarsi una televisione nuova, è possibile, eh, per carità. Anche se trovi televisioni smart TV, cioè io me ne sono comprata una una volta negli Stati Uniti a 30 dollari. E funziona perfettamente bene come quell'altra che costa che, che 20 volte tanto. Quindi non lo so, uh, uh, però gli dai i soldi per il decoder in base all'ISE eh. che cazzo di ragione c'è di dare 100 euro a tutti compresi a però, quelli però, che si sono comprati ragazzi... la televisione nel 2016 e vogliono comprarsi il modello nuovo 5 anni però secondo me voi scusate però voi non seguite il filologico dei vostri ragionamenti cioè voi partite in un modo e finite abbiamo cominciato questa trasmissione che Lucio ha detto e tu eri d'accordo Costantino Pu che di fatto ormai uno non fa più una minchia se lo Stato non si mette in mente quindi tu non puoi concludere dicendo cioè il bonus dei 100 euro alla televisione è la naturale conseguenza di un sistema che voi avete descritto perfettamente nel quale non si muove foglia non che lo Stato non voglia che lo Stato non ti voglia far fare è il monopattino è la buttana di sua madre e tutte queste cose qua sono la conseguenza quindi non c'era neanche bisogno, adesso stanno riesumando ad esempio la rottamazione dell'auto che era una cosa che no, era, non c'era più eh, era un po' di anni. Infatti, che era un po' di anni che non si faceva. Michele, se tu vai a guardare, io come sai per, per, per arrotondare rispetto allo stipendio, faccio il commercialista. Io lo confesso tranquillamente. C'è cioè qualche cliente che ascolta a pazienza. Io ho totalmente perso il filo di bonus, crediti totalmente, cioè non sono più lo ammetto, lo dico chiaramente, non sono più in condizione, io prima avevo solo un vantaggio rispetto agli altri che leggevo, non studiavo, leggevo le cose e le capivo, perché la maggior parte delle persone non le capisce dopo che le ha lette adesso devo dirvi la verità è talmente ampio il ventaglio delle minchiate che fanno il bonus di questo, il credito di questo che non ci puoi più stare appresso ed è però, scusatemi, la conseguenza di quello che avete detto all'inizio cioè il bonus 100 euro è la degna conclusione di, questa, di questo nostro incontro di stasera perché non è altro che il parto di un posto nel quale non si può più fare nulla senza che lo Stato ti paghi e a questo punto io vorrei invocare anche il golf di Stato fatemelo dire, cioè perché io devo pagarmi il circolo? non c'è nessuna ragione cioè il golf eh, eh, fa eh, attività fisica, non vado, riduco la possibilità di andare all'ospedale Faccio relazione, conosco persone e quindi miglioro perché ho esternalità positive, perché sono più, più, più buono e più gentile con gli altri. A questo punto chiedo il bonus per il circolo del golf e voi non me lo potete negare. No, ma io aggiungerei anche, riprendendo l'esempio paradossale che hai fatto tu prima, di legalizzare la prostituzione e prevedere un bonus anche per gli utenti di quel tipo di servizio che non si vede perché debbano rimanere esclusi. Eh, non ho capito il golf. Sì. No, e... no ma poi c'è tutto un vantaggio sociale perché hai risaputo che l'aumento della prostituzione diminuiscono stupri, violenze, ci sono anche studiati. Fa che anche studi bene alla salute. Io sono d'accordo. Eh... No, Quindi mettiamoli tutti e basta. Copriamo tutto, tutto il dettaglio delle possibilità. Potrebbe essere una soluzione. Io volevo dire una cosa seria, però vedo che. Perché sono serissimi cose. Ma volte. noi siamo serissimi eh, eh, non eh, so, Esatto, no, vedo che stanno apprezzando molto gli utenti questa, questa svolta che c'è stata. No, quello che volevo dire. Ehm, sicuramente tutti quanti avete letto qualche volta uno di questi santoni intellettuali, pseudointellettuali, che si lamentano contro l'obsolescenza della tecnologia, in particolare dei cellulari. Ma cazzo, nessuno che si lamenti contro l'obsolescenza dei televisori, visto che vengono. Eh, erogati bonus, nessuno che dice ma che poi non è obsolescenza perché non è che il televisore va a scadere o non si carica più, non si accende più. Sono televisori funzionanti che a un certo punto vengono messi di fatto dallo Stato, da, dal regolatore, e vengono dichiarati non più agibili perché non se ne lamenta nessuno di questo. E il consumismo che tanto male ha fatto non è consumismo, anche questo? Vai, Ma, vai. Vabbè, la, la cosa è completamente. La mia. Certo, sarebbe stato molto più uh, divertente vedere le frequenze messe all'asta eh sì vabbè vabbè allora se dobbiamo fare il libro dei sogni vabbè, allora. no, vabbè infatti, sto, mi sto buttando nell'atmosfera di battute che, 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 che si è e probabilmente rischio di dire una cazzata perché anche, però non lo so questo non lo so se davvero fosse necessario usare le frequenze sopra i 700 MHz per i servizi telefonici perché ci fossero delle ragioni tecniche però questo non lo so no, non so se voi lo sapete che hanno fatto questa strana scelta. Che è vero, che no? Tutti silenziosi. Ho tirato no, fuori. No, no, no. Sono robe che non, che non, che non conosco completamente. Sì, ho tutto, io, devo, devo dire che non eh, devo, devo. dire che ho la PTV da, da, da. Sono forse il più antico cliente, diciamo, di, di Sky o di, di quello che era prima. Cioè, proprio della TV digitale non me ne può fottere di meno, per me si può spegnere per sempre. Quindi, non sì, ho, sì. ho tutti gli abbonamenti alle cioè cose, tutte le minchiate ce le ho tutte. Quindi, da questo punto di vista, non, non sono capace neanche di intendere di volere, per me non è un problema. Ma per questo non lo sono. Mi pare che questa sia la risposta. Comunque, sì, il problema posto da Lucio, non so se abbiamo aiutato a, un po' a chiarire la questione, è effettivamente un problema complesso. Eh. No, però non, io ti ho fatto, forse non te l'ho fatta chiaramente questa domanda, ma ci tenevo veramente a una tua risposta, Michele, su questo aspetto. Cioè, la mia, il mio sospetto che vent'anni uh, fa fossimo che siamo entrati in un ventennio di crescita di produttività che potrebbe non replicarsi e che quindi questo effetto moderatore dei prezzi che c'era stato prima potrebbe non esserci è un ragionamento che ha senso ma guarda, non lo so questo l'ho teorizzato anch'io uh, però eh, il mondo è pieno, adesso c'è una notizia che qualcuno ha appena messo che voglio commentare. Um, beh, la metto lì così dopo la commento. Um, però di posti al mondo che hanno bisogno di industrializzarsi, siccome il fattore che dici tu, a parte può essere vero, c'è anche il mio vecchio paper dove l'ho messo dentro e c'è evidenza che in parte sia. E cioè che le dinamiche dai costi di lavoro, dei costi di produzione, li chiamiamoli cinesi, indiani, vietnamiti e così via. Uh, abbiano continuamente attenuato il rischio che ci fosse una reazione dal lato della domanda eh, scusa, dal lato dell'offerta, cioè dei prezzi di offerta, alla crescita della domanda. Uh, questo è possibile, è perfettamente possibile che sia vero uh, e che abbia giocato un ruolo. Io ritengo che il ruolo più grosso l'abbiano giocato proprio i meccanismi per cui le espansioni monetarie sia dei primi anni 2000 sia del secondo decennio sono finite uh, nella forma di riserve e non sono finite in M2. Uh, eh, secondo me questa è la, 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 la grande differenza, però uh, sicuramente quell'elemento c'è. Il punto è che, sai, finita una Cina c'è un Vietnam, finito un Vietnam c'è un'Africa. No, ma io lo dico. L'Africa: due miliardi di persone e crescono è, è bound a diventare quattro. Ci sono pezzi di Africa che si stanno industrializzando. In Italia non ce ne siamo accorti, ma. Uh... Sì, sì, no, no. no, questo, questo, no questo lo, so, lo spero. Detto, non lo, questo elemento non lo so. Questo lo spero. Io, io ci penso a questa roba qua perché, ripeto. Lo leggo a livello globale come un incremento di, di produttività, no? E ragionando in termini eh, come ragiono io per le mie aziende, no? Cioè, quando io mi indebito faccio una scommessa sulla produttività futura e quindi l'idea qual è che il debito o lo paghi con maggiore produttività futura, crescita della produttività importante, che venga dalla Cina, venga dall'Africa, sono molto d'accordo sull'Africa che. Potrebbe essere, tra l'altro, ora non voglio saltare i pali in frasca, però quella è la soluzione del problema dell'immigrazione, speriamo che lo sia, speriamo sinceramente che lo sia, uh, però ecco, tu o lo paghi in, in incrementi della produttività, oppure lo paghi, non lo paghi, non lo paghi, quindi lo monetizzi, lo stralci, ci metti l'equity se sei un'azienda e non sei uno Stato, insomma, in qualche modo lo devi ripagare. Fino ad ora, la mia teoria è che fino ad oggi l'abbiamo ripagato con maggiore produttività, perché obiettivamente, negli ultimi, basta guardare gli ultimi dieci anni, gli ultimi quindici anni, cioè soltanto la progressione tecnologica dei device che noi utilizziamo ogni giorno nella nostra vita è un sintomo di, 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 di un processo tecnologico che va sempre avanti, sempre più veloce, che quindi produce evidentemente crescita e ripaga il debito e ripaga ripaga quella massa monetaria che sì, in precedenza sono diventate riserve, ma a questo giro è debito, a questo giro sono stati sussidi, sono andati nelle tasche delle persone, questo giro qua. Eh? Quindi questo secondo me è il vero, è il vero differenziale, differenziale rispetto, può essere il vero differenziale rispetto al passato. Poi se magari c'è l'Africa che così risolviamo due problemi con uno, evviva se no ci giocheremo l'Amazzonia la, la, e la stamperemo tutta l'Amazzonia. Diciamo Vabbè, poi finiti questi altri paesi ci sarà la, la Luna, Marte, poi piano piano. Bisogna sempre <ride> avere, diciamo, un'alternativa. Un una prospettiva. Sì, sì. No. Poi del resto no. Eh, alla, fine, alla fine le autorità monetarie e le autorità fiscali fanno quello che fanno le aziende, no? Cioè quando un'azienda è in difficoltà sul debito, che fa? Fa un nuovo business plan dove moltiplica per due i ricavi futuri. <ride> Dice, ok, faremo il doppio del fatturato tra due anni e quindi è tutto a posto. Io non sto bevendo vino, eh. Io mi vedete con questo liquido scuro, ma è Coca Zero. Sì, io questo indire, ci dispiace io. per te perché io ho bevuto whisky invece, vedi che tu. Ecco, no, lo Senti, dico prima, ho... prima di abbandonare, visto che ho messo lì questo commento che è arrivato da un anno. ecco. Parliamo di questo e, e chiudiamo fare perché fare io ho sonno, ve lo ricordo, sono anziano, ora mi addormento. Veronica e Guido sono uh, due più giovani di me, brillanti. Sono anche marito e moglie, questo mi rende la cosa, o perlomeno insomma, coppia fissa da una vita. Non so se sono sposati, questo forse secondario. Direi che sono due di molto alto livello, eh, anche abbastanza teorici. Quindi la scelta, la scelta di Draghi, cioè la scelta, suppongo dell'apparato di della Palazzo Chigi. Mi sembra ben orientato. E chi ha paura che abbia nominato due altri super neoliberisti eh, si tranquillizzi. Così non è. Meno male, meno male. No, dico perché non vorrei troppo... Quindi non ci vedere. sarà una, un altro Una levata tempo. di scudi. Vabbè, la levata di scudi funziona fino a quando poi uno non trova posto da qualche parte, allora si sistema. Ogni riferimento a persone è puramente casuale. Eh, vabbè, io per me ci possiamo salutare... Che, eh, no, dormire. aspetta, prima di salutarci facciamo, eh, facciamo, facciamo quell'appello, Ah, facciamo l'appello, bravo, facciamo bravo, perché Costantino è l'unico serio. È serio. Che appello, tu sei pure dimenticato, eh. fai parlare i professionisti, dai dai. No, dobbiamo parlare dei con i neoborbonici e dobbiamo parlare di PNRR. Presto, che, sta che secondo quanto raccontano, sta penalizzando, anzi, sta su come? Era la, la frase, Carlo. Tu che sei meridionale, vero? te la no, ricordi sì. meglio? Stanno fregando i soldi al sud. Sì, si dice che c'erano 80 miliardi e già se li sono mm. fottuti. E eh, allora io, ti io ti quando ho letto. <ride> No, quando ho letto il pezzo di Viesti, ho detto minchia, manco il tempo di stanziare che di solito se li fottono vero, però almeno invece, <ride> qua quando ho visto c'erano 80, minchia, manco il tempo di stanziarli, già se li sono fottuti. Allora, noi, Costantino, diciamo, le invitiamo il professor Viesti, che no? sembra essere eh, il teorico di questa cosa. Mi sembra la... essere il la... teorico la... di questa contabilità creativa alla Tremonti, ha, ha scoperto il furto e sì. siccome noi investigheremo, andremo a leggere quello che ha scritto, se ha voglia di venire a raccontarci. Dove, come, quando è avvenuto il furto e chi ne sia l'autore, eh, siamo qua, io, Veneto, un Molisano, un Siciliano e un uh, Campano, uh, a cercare di capire, sì, esattamente questo. Uh, solo esatto. no. il 10% oh, oh. di recuperi che adesso va a Nord, infatti, poi ha fatto il calcolo fino a aprile e ha detto che è ecco. solo il 6% in realtà. Però è bello Vabbè, perché fino a aprile dice così: il governo uccide la Calabria del Sud. Magari dico io dal Sud, però questo <ride> no, lo dico chiaramente. <ride> perché mi dice, avete rotto i coglioni, cioè veramente avete rotto i coglioni. Ci state ammazzando con queste cose. Con questo ve lo dico dal profondo Sud: ah, e me lo posso permettere finalmente? Perché non posso mai dire le cose che uno sempre, se non è omosessuale, non può parlare del DDL Zanne. Se non è questo, eh, almeno io lo posso dire. Sono Terrone, lo posso dire. Ci cioè, avete rotto i coglioni con questo. Io vi saluterei perché eh, si capisce che sono stanco e, e ho sonno. E sì, dai. Ci sono Buonanotte, dobbiamo, dobbiamo Grazie. Eh, aspetta, eh, sì, sì, gentile, sta un po' in compagnia salutiamoci. Ciao, ciao, ciao. Buonanotte. 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 ciao. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, Ciao, è stato un piacere. Come sempre, ciao, ciao. ciao, ciao